deciso di scegliere questo personaggio del presepe, San Giuseppe, perché è un santo che mi piace tantissimo, che amo tanto, qui sono tanto devota. Con devozione e amore a San Giuseppe mi è stata trasmessa dai miei genitori, in particolare dalla mia mamma. Quando si pregava insieme, appena dopo la preghiera alla Vergine Maria, c'era subito la preghiera a San Giuseppe, mai si disgiungeva l'uno dall'altra. E questo modo di pregare mi è sempre rimasto impresso e me lo porto ancora nel cuore e tuttora faccio così. In famiglia la festa di San Giuseppe era molto sentita, era una grande festa, ecco, non solo liturgicamente, ma era legata anche alla festa del papà, per cui era festa grande. Non c'era differenza tra la festa del papà e la festa della mamma, erano due feste grandissime ed anche questo festeggiare insieme in famiglia ha segnato positivamente queste feste liturgiche nel mio cammino di fede. Ecco, sono innamorata della vita di San Giuseppe perché la sua vita è stato un dono grande, un dono libero, un dono radicale, un dono gioioso. E mi piace ricordare anche come Santa Teresina nella sua preghiera a Maria non disgiungeva la preghiera a San Giuseppe. Vorrei concludere, siccome mi piacciono tanto gli scritti di Don Tonino Bello su San Giuseppe, e vorrei concludere con queste sue parole. Giuseppe, io penso che hai avuto più coraggio tu a condividere il progetto di Maria di quanto ne abbia avuto lei a condividere il progetto del Signore. Lei ha puntato tutto sull'onnipotenza del Creatore. Tu hai scommesso tutto sulla fragilità di una creatura. Lei ha avuto più fede, ma tu hai avuto più speranza. La carità ha fatto il resto in te e in lei.